Ti è mai capitato di aiutare un perfetto sconosciuto? E mi riferisco a gesti molto semplici, come fermarsi e soccorrere qualcuno con l'auto in panne, tenere la porta aperta a una persona con la carrozzina, donare un euro al senzatetto o in treno caricare sulla cappelliera la valigia di un anziano. Beh, di qualunque cosa si tratti, so che l'hai fatto in modo totalmente disinteressato e senza aspettarti nulla in cambio. Perché? Questi comportamenti, detti prosociali, sono mossi dal motivo intrinseco di impegno sociale, quello che più comunemente chiamiamo altruismo. L'altruismo è la naturale predisposizione a interessarsi e prodigarsi per il bene dei propri simili. E quando questo accade, nel nostro cervello si attivano i sistemi della ricompensa e proviamo piacere. Inoltre, manteniamo o miglioriamo l'immagine che abbiamo di noi stessi. Nonostante i comportamenti prosociali e altruistici siano più evidenti tra individui che appartengono allo stesso gruppo, l'impegno sociale è quel bisogno da cui nasce il desiderio di offrire aiuto anche a sconosciuti. E se ci pensi, questa motivazione può essere tanto forte da spingerci a rischiare addirittura la nostra stessa vita per quella degli altri. Ovviamente ci sono significative differenze nella forza con cui questo motivo guida pensieri e azioni di ciascuno di noi. Da una parte ci sono coloro che hanno fatto dell'impegno sociale verso gli altri una missione di vita. Combattono per una giustizia sociale basata sull'equità e sul riconoscimento dei diritti di tutti. Mossi da compassione, si mettono in gioco per aiutare chi è meno fortunato, donando il proprio tempo, le proprie risorse e le proprie competenze. Fanno beneficenza e fanno volontariato perché sentono che il loro contributo verso i bisognosi è importante per creare un mondo migliore. Forse tutto questo potrebbe suonarti utopico e idealistico. Beh, se è così, è molto probabile che tu faccia parte di coloro che esprimono il bisogno di impegno sociale in modo decisamente più modesto. Sono pragmatici e realistici. Per loro non può esistere una giustizia universale e collettiva. La giustizia è una cosa che riguarda il singolo. Per questo sono piuttosto disinteressati a questioni importanti riguardanti la società e preferiscono focalizzarsi sugli eventi della loro vita. Possono essere molto altruisti, ma solo nei confronti di persone che conoscono bene e che fanno parte del loro gruppo sociale. Nel Lux Profile, la scala dell'impegno sociale descrive le differenze individuali nell'impegno nei confronti delle persone svantaggiate e bisognose. E una volta che avrai il tuo Lux Profile e avrai scoperto qual è l'intensità del tuo motivo, come potrà esserti utile questa informazione? Beh, ad esempio saprai valutare con più consapevolezza se una proposta lavorativa è in linea con i tuoi valori e soddisfa i tuoi bisogni. Se per te l'impegno sociale è molto importante, ma la posizione lavorativa che ti viene offerta va nella direzione opposta, finirai per perdere presto la motivazione o non averla affatto sin dall'inizio. O potresti accettare il lavoro pensando che magari col tempo finirà per piacerti. Allo stesso modo, se ti viene chiesto di seguire un progetto di beneficenza, ma il tuo bisogno di impegno sociale è a meno 3 nella scala, è probabile che non ti renderà entusiasta e produttivo. In questo caso faresti meglio a rifiutare o chiedere di poter seguire un altro compito o un progetto diverso. Una scelta consapevole come questa, che nasce dalla semplice analisi di un bisogno, può fare una grande differenza e rivelarsi vantaggiosa sia per chi offre lavoro che per chi lo cerca. Ma ricorda che i motivi sono 16 e l'impegno sociale è solo uno di questi. Siamo tutti diversi e ciò che ci rende unici è la configurazione dei nostri 16 motivi. Io sono Luca Sartori, ci vediamo in un altro video con un altro motivo.